Cari amici, vi chiedo un minuto in una domenica di luglio. Mi trovo nell'Università della Calabria, accanto ad uno dei tantissimi totem disseminati, sono decine, decine e decine, sia nella città di Cosenza che in quella di Rende, nel territorio di Rende, e qui anche nell'Università della Calabria. Questi sono totem che avrebbero dovuto offrire un servizio innovativo e quindi, diciamo tra virgolette, la città smart, a tutti i cittadini, dare informazioni utili. Questi totem, dopo un primo periodo, sono stati spenti, non sono più funzionanti, addirittura molti di questi sono completamente distrutti. Ma io sono venuto fino a qui per capire perché anche qui nell'università, dove proprio le cose dovrebbero funzionare, soprattutto quelle innovative, invece non funzionano. Sì, perché? Perché proporre una politica nuova, una politica reale che risolve i problemi bisogna capirli. Ecco, finalmente si sono resi conto anche i sindacati delle denunce che noi stiamo portando avanti. Per noi questo è un grande privilegio, ma ora dobbiamo trovare delle soluzioni. Si chiedono fondi europei, vengono spesi questi fondi e poi i progetti si chiudono e i giovani partono. Qualcosa non va. A voi cosa sembra? A noi sembra che per davvero ci sia qualcosa da risolvere. Noi ci impegniamo in questa direzione.